Grazie Maria Palma, grazie Vera, grazie a voi soprattutto che siete qui così numerosi. Allora, io comincio subito perché con Vera Gheno, che è sociolinguista, è scrittrice, è attivista culturale, a me piace usare queste due parole perché sono cose importanti e la cultura ha bisogno di attivismo. Ecco, con lei si può parlare di tutto quello che concerne la parola, ma la parola è tutto. Le parole, come diceva Anne Sexton, ti ricordi? Le parole, il mio lavoro sono le parole, il lavoro di Vera Gheno sono le parole, di parole noi siamo fatti, anche se da ultimo, ma questo lo vedremo, forse tendiamo a sottovalutarle e a sottovalutare in primo caso proprio le nostre. Allora, io parto dall'ultimo libro di Vera Gheno, uscito davvero pochissimi giorni fa, eccolo qui, lo trovate anche nella libreria, L'Antidoto, è stato pubblicato da Longanesi, è l'ultimo fra i molti, perché devo dire in tutta la produzione libraria di Vera c'è un filo rosso evidentemente, che è il linguaggio, ma non è solo il linguaggio, è appunto il mondo che ci circonda, come cambia e come noi possiamo accogliere questo cambiamento, sul quale, come vedremo, ci sono molte resistenze, come spesso avviene. Allora, L'Antidoto, che è un libro che ci serve moltissimo, analizza il modo in cui noi siamo presenti sulla rete. Siamo tutti quanti, perché non ci sono quelli che si comportano male o quelli che si comportano bene. Chi è in rete e diciamo pure sui social, che in questo momento sono il modo principale per essere sulla rete, siamo tutti passibili di errore e quindi di incorrere nel 15 comportamenti tossici che Vera Gheno descrive in questo libro, fornendo però per fortuna anche l'antidoto, ovvero il modo in cui si può evitare di comportarsi in quel modo. E molto spesso noi ci cadiamo andando a incrementare quella che io chiamo la dicotomia, no? I buoni da una parte, i cattivi dall'altra, e lei chiama stupendamente il noivoismo. Quindi è come se noi ci sentissimo ogni volta immuni da un comportamento sbagliato. No, quel comportamento ci riguarda tutti, come diceva una vecchia canzone, siamo tutti freaks sotto lo stesso tendone e nessuno è immune. Allora io vorrei partire dalla prima considerazione: perché non ce ne andiamo, anche se molto spesso ci sentiamo addolorati, feriti, arrabbiati da cose che accadono in rete? Dico, mi rivolgo a te perché tu sei una donna molto molto amata in rete, ma sei anche una donna molto odiata. E credo che tu abbia lo scritto La pazienza di Giobbe, per non così non perdere la calma davanti al 101 millesimo signore che ti viene a chiedere ma lo schwa, che cos'è? No, almeno fosse scritto bene. E come di lo solito scrivono? Shewa, Shiva, Shua. Cioè Shua, sì, Shue Shue, no? Perché poi è quel, non sai neanche di cosa stai parlando. Esatto. È ancora peggio. Però sei paziente, perché io lo sono molto meno, tutto sommato. Ecco, perché non ce ne andiamo? Perché tu dici, sì, io amo stare in rete, lo confesso anch'io, perché la rete, d'altra parte, è anche l'intelligenza dei gruppi, è anche quel che ti permette... Beh, noi due ci siamo incontrate in rete, ci siamo incontrate su Twitter. Vera all'epoca curava l'account Twitter dell'Accademia della Crusca e ho detto, chi è questa gran figa? E allora ci siamo conosciute così e poi solo dopo ci siamo conosciute fisicamente. Allora, perché non andarsene? Allora, tanto grazie Rasilia, grazie di avermi qui. Loredana mi propone sempre delle cose belle in posti molto belli, quindi tendenzialmente quando lei mi chiama e mi dice verrei, sì, cioè non le faccio finire neanche l'invito, poi un giorno mi inviterà su Marte, sarà troppo tardi per dire di no, però vabbè. No, ma infatti ci piace. Comunque, perché non andarsene? Allora io penso di poterti rispondere dicendo che sarebbe come dire la vita, la realtà è un posto scomodo, perché noi nella vita di tutti i giorni abbiamo anche un sacco di cose brutte, no? E speriamo un sacco di cose brutte, ecco, però non ce ne possiamo andare, cioè sì, ce ne possiamo andare in casi estremi, ma diciamo in linea di massima stiamo al gioco, no? Stiamo dentro alle cose della vita. Lo dico perché io parto dal presupposto, ispirata da Luciano Floridi, che è un filosofo italiano che però lavora negli Stati Uniti, ma ha una rubrica adesso su HuffPost se vi interessa, lui parla di on-life, no? Cioè di una vita in cui l'online e l'offline non sono due stadi separati, ma si compenetrano, si smarginano, qui sto citando Elena Ferrante. Allora, in questa smarginatura si può stare molto scomodi.
Però perché rinunciare a una parte di esperienza? Io mi ricordo quando avevo poco più di 20 anni che decisi di andare in Australia perché avevo bisogno di mettere un po' di spazio fra me e Firenze, fra Firenze e me, e quindi andai a studiare un anno a Melbourne. E mi ricordo mia nonna Maria, che era ancora viva, che mi disse: ma perché devi andare fino all'Australia? In Italia c'è tutto, c'è la montagna, la campagna, il caldo, il freddo, il mare, si mangia bene, che ci vai a fare in Australia? Cioè, perché io devo vedere l'altro, l'altrove, no? E in fondo è lo stesso tipo di atteggiamento che io ho anche nei confronti dell'online, cioè di esplorazione, e sono convinta che non ha senso pensare di andarsene. Casomai ha senso, ed è un po' quello che cerco di fare con l'antidoto, ha senso interrogarsi su che cosa possiamo fare noi per rendere anche quel luogo un po' più comodo da vivere per tutte le persone, cioè non solo per noi, ma appunto anche in una prospettiva relazionale. Se no stiamo tutti a dire: signora mia, la realtà fa schifo, la società fa schifo, il mondo fa schifo, sembra, dove c'era, in Tutti giù per terra, c'è un momento in cui giovanissimo Mastandrea e qualcun altro che dico: questo fa schifo, quest'altro fa schifo, che senso ha vivere? Beh, forse per me un suo senso continua a averlo, e quindi anche vivere long life. Grazie, evviva. La premessa era doverosa. Allora cominciamo ad addentrarci in una serie di meccanismi che scattano. Vera, tu hai parlato di una postura che è stata definita verbalmente da una psicologa delle masse che tra l'altro mi è molto cara, si chiama Chiara Volpato, procuratevi i suoi libri perché sono importanti. Chiara Volpato ha parlato, ma diversi anni fa ormai, di deumanizzazione. La deumanizzazione è quel processo per cui quando scatta un movimento di, diciamo di nuovo la parola perché è apparentemente reale, di odio o comunque di presa a bersaglio di un gruppo, di un'etnia, di un genere anche, allora tu non vedi più la persona che appartiene a quel gruppo, ma vedi genericamente una massa indistinta. Quindi deumanizzare vuol dire che tu non vedi più la realtà, è soltanto l'idea che tu ti sei fatto di quel gruppo. Questo porta ovviamente a tutti quei fenomeni di campagne d'odio online che sono ancora vivissimi, peraltro li vediamo in questi giorni, magari poi ci torneremo anche. Ecco, come si fa a non deumanizzare? Che è difficile. Ordunque, no, che domandina. Siamo a Rasile. Va benissimo. Allora, faccio un passo indietro. E il passo indietro è questo. Nelle teorie sulla società che seguo, perché poi magari ci sono persone che non sono d'accordo con questo assunto, io ritengo che abbiano ragione quelli che dicono: gli esseri umani tendono a essere omofili, cioè a stare bene con le persone simili a loro, per cui si crea una sorta di diapason anche delle idee, no? Ci risuoniamo perché pensiamo le stesse cose, e in conseguenza anche a questa omofilia sono tendenzialmente xenofobe le persone, cioè non razziste, ma preoccupate, impaurite dalla diversità, da chi si presenta come differente da noi per etnia, per genere, per forma del corpo. Pensate a quanto è irrisolto il rapporto della nostra società con la disabilità fisica. Quella mentale è un'altra cosa ancora, ma solo quella fisica che quindi non nascondi, e vedi le persone, no, il bambino che ti guarda per strada perché sei una persona con disabilità, il genitore che dice non guardare, no? Quando magari anche la curiosità del bambino è normale, vede qualcosa a cui magari fino a quel momento non è stato abituato, no? Che è nuovo per lui. Quindi proprio lì ci sarebbe da entrare nel dettaglio. Allora, in questa dinamica che si ripete, in cui tendiamo a ammassarci fra persone simili e tendiamo a allontanarci da persone diverse da noi, la deumanizzazione viene quasi automatica, perché poi è più facile identificare gli altri come un blocco omogeneo, no? Quindi i gay, le donne, le persone, i migranti, no? Noi riusciamo a odiare, noi no, ma insomma c'è chi riesce a odiare i migranti, a vederli solo come un problema, confronta carico residuale, giusto per parlare di parole, finché non vediamo il cadavere del bambino sulla spiaggia, di Aylan per esempio, ma purtroppo non è stato l'unico, è diventata iconica quell'immagine. Quando vediamo il cadavere del bambino non riusciamo più a pensare sono tutti uguali, sono migranti, vediamo un bambino che è morto. Come purtroppo cose di questi giorni, nel momento in cui vediamo il cadavere dell'orsa non riusciamo più a vederli come animali selvatici e basta, gli orsi, no? Abbiamo visto un'orsa, peraltro una madre, quindi lì si attiva anche tutta la questione
tragica, no? dei cuccioli rimasti soli, e improvvisamente, anzi, lì abbiamo umanizzato l'animale, no? Quindi abbiamo fatto la cosa inversa, perché quell'immagine contestatissima, io sono riuscita a non vederla, però mi hanno detto che perfino sul post l'hanno pubblicata. Fortunata tu, perché no, io me la sono trovata ovunque. Non ho capito come ho fatto a evitarla, perché poi io sono una che compulsa tantissimo i social, però ecco, quindi come si fa a evitare questa tendenza alla deumanizzazione? Allora, io dico sempre la stessa cosa, prima di tutto essendo consapevoli che c'è questo automatismo, cioè che noi tendiamo a fare questa manovra di deumanizzazione, i zingari, no? I neri, le femministe, quante volte mi sento dire io odio le femministe, ma quali? Le femministe in generale, ma siamo, tra l'altro siamo 500.000 versioni di femminista diverse, no? Anche io ci sono delle femministe che amo meno, non lo nascondo, diciamo le persone, quelle che io chiamo le uteriste, no? Quindi il femminismo uterista, che è quello bisogna avere l'utero dalla nascita, essere donna in quanto donna, quello sta un po' sulle scatole che non ho anche a me, però non posso dire odio, ma nemmeno odio le TERF, cioè in generale mi piace entrare in contatto con le persone, ma forse perché ho fatto molta autoanalisi su questa cosa, anch'io spesso sono vittima di questa tendenza alla deumanizzazione. Aggiungo una cosetta, a parte come agente di deumanizzazione, a me negli ultimi anni, diciamo da quando sono diventata un po' più visibile, perché ora personaggio pubblico è una parola grossa, però diciamo che sono più visibile, sono più esposta di una volta, anche di quando ero gestrice del profilo Twitter della Crusca, perché lì ero in qualche modo inglobata, no, nel mondo della Crusca, io sono oggetto di deumanizzazione, nel senso che come molti personaggi pubblici, le persone dall'altra parte tendono a dimenticarsi che sono una persona tridimensionale, con aspetti positivi, aspetti negativi, non sono perfetta, cioè non sono una sfera, non sono uno sfero parmenideo, sono un essere umano con sfaccettature, e se tu mi dici delle cose cattive, ma per quanto io sia personaggio pubblico e abituata e con la cote, ma ci sto male. Ma certo. E questa cosa viene sempre sottovalutata anche da chi, e questo lo dicono anche a te, ci dice, vabbè, passa oltre, sii superiore. Allora, raga, se ogni giorno vi arrivano 20 messaggi che ti augurano la morte, lo stupro, ti dicono che sei stupida, che hanno ragione a non averti fatto far carriera, che sei vecchia. Addirittura l'altro giorno un ragazzino mi ha scritto, con quei capelli sembri il commissario Basettoni. Il ragazzino legge il commissario Basettoni. E infatti, vabbè, ho detto, ma quanti anni ha? Un ragazzino di 70 anni. Probabilmente sì, però si nascondeva dietro un profilo di un minorenne. No? Ecco, quella roba diventa uno stillicidio che ti fa male. Che ti fa male e secondo me può anche arrivare a farti ammalare fisicamente. Ora, a me questo ancora non è successo, però... È successo a Michela Murgia, è successo ad esempio a Michela Murgia, esatto. Lì volevo arrivare. Poi ci arriviamo di nuovo, perché Michela è sempre stata un caso di storia, e lo è anche incredibilmente dopo la sua morte, ma ci torniamo piano piano, perché su questo. Allora, sì, certo che ci sono le persone dall'altra parte, e certo che si può fare molto male alle persone. Tu, ho scoperto che nel libro hai citato una cosa che è successa a me, della famosa signora Sara. Ah, sì. Che ce l'aveva col tuo odontoiatra, no? Sì, a un certo punto era sotto un thread di Focus che chiedeva scioccamente qual è la puzza peggiore che voi avete sentito, e questa signora Sara ha preso un primo piano della mia dentatura, non quella di adesso, quella di prima, perché avevo già deciso di prendermi cura di me stessa, che erano un po' stortignacoli, e lei ha posto questa. E ho fatto, oh signore, dico, ma quanto lì per lì pensi, quanto devono star male le persone per fare una cosa di questo tipo? Quanto questo desiderio di ferire, di distruggere, di umiliare, che cosa nasconde, che cosa hanno? Poi certo che ci rimani male, malissimo, ma allora faccio una premessa personale, io sono una curiosa. Quindi se io vedo degli odiatori o odiatrici che lasciano dei commenti terrificanti, violentissimi, non necessariamente nei miei confronti, nei suoi confronti, nei confronti delle donne visibili soprattutto, guarda caso, io vado a guardare i profili e ci trovo tanti cagnolini, tanti gattini, tanti fiorellini. E meme, buongiorno, buona domenica, buongiorno, buonasera, però oggi tanti fiorellini soprattutto. Sant'Almasio. Ma tanti tanti fiorellini e tanti cagnolini. E io qualche volta rispondo e dico, ma mi scusi, dico, lei che ha tutti quei fiorellini, quei cagnolini e quei gattini, e quindi dovrebbe avere un animo poetico, come fa a dire cose come quelle che dice? E la risposta è sempre la stessa, ma lei è andata a guardare il mio profilo, come si è permessa? Ed è interessantissimo, perché Vera lo affronta nell'antidoto, anzi è il primo punto, noi non ci rendiamo conto
di essere pubblici. Sempre e in qualsiasi momento tutto quello che noi scriviamo non solo è leggibile dagli altri, anche quando abbiamo i profili tutti inchiavardati, visibili solo agli amici, perché i social sono abilissimi nel fare gli screenshot e nel mandarlo ad altri, quindi non siamo immuni, non c'è nulla di segreto nella rete, ma sono permanenti proprio per lo stesso motivo. Allora, il primo comportamento tossico che tu individui è quello che è apparentemente inspiegabile. Com'è possibile che non ci rendiamo conto che noi siamo, dobbiamo essere responsabili delle parole, perché le nostre parole sono pubbliche? Ma forse è anche la risposta più semplice, perché non ci siamo abituati, perché nella, diciamo, nell'esistenza di una persona, passatemi i termini, una persona non pubblica, una gente comune, la famosa gente comune, no? Quella che va ai funerali dei VIP, tanti VIP e tanta gente comune. No, è la definizione che odio, perché è di nuovo una di quelle cose che massificano. Però se una persona non fa un lavoro per cui è esposta al pubblico, può anche passare tutta la vita senza aver bisogno di parlare in pubblico, cioè ha una vita abbastanza ritirata, quindi non è così abituale abituarsi, non dico solo al public speaking, ma anche al public writing, no? Per cui le cose che io scrivo sono pubbliche, è abituata a un piccolo mondo antico, no? Più ristretto. E questo i social l'hanno decisamente fatto esplodere. Però la maggior parte delle persone ritiene che il social sia una specie di stanzetta di casa sua, e quindi all'interno di casa sua più o meno si sente libero o libera di fare quello che gli pare. Allora, una similitudine che io uso spesso, queste sono molte cose sono mutuate dalle mie lezioni, quando devo spiegare le cose ai nativi digitali che mi guardano, cioè sta boomer mocce spiega l'internet, no? Perché più o meno però poi arriviamo anche a fare delle considerazioni interessanti. Io dico, immaginatevi casa vostra, ok? Allora, ci sono delle cose che fate in bagno, si spera che le facciate in bagno, no? Diciamo, la parte più riservata delle nostre vite di solito si fa da soli in bagno, vabbè, tranne casi particolari, diciamo, uno fa anche far pipì in salotto, ma forse meglio di no. Ecco, come le cose da bagno, ci sono anche i discorsi da bagno, perché per esempio io riconosco che le persone possano avere dei pensieri impresentabili in pubblico, ognuno di noi li ha. Cioè, io posso avere un odio talmente profondo nei confronti di una persona che magari non andrò a dirglielo o non lo dirò pubblicamente, ma la posso veramente odiare, cioè potrei fare un elenco, tipo la lista di Aria, ma non lo farò. Però ce l'ho le persone che odio. Aria Stark, per chi non avesse colto di... qui siamo tra la fantascienza e il fantasy, qui andiamo fortissimo con Loredana. Dicevo, quindi puoi avere dei comportamenti, dei pensieri che tu tieni per il bagno. Poi ci sono altre zone della casa, ad esempio il salotto o il tinello, che sono i posti dove tu incontri gli amici, i familiari. Con gli amici e i familiari tu puoi dire anche delle cose trucide, per esempio fare la battuta sugli ebrei o sui neri, eccetera, ma perché sei in un contesto che riconosce chi sei, riconosce che stai dicendo una sciocchezza, ma che non hai nessun intento realmente razzista, omofobo, antisemita o quello che è. La maggior parte delle persone si ferma al tinello e poi pensa che il profilo Facebook, l'Instagram siano una specie di dépendance del tinello, e quindi posso dire le stesse cose, quando in realtà i social sono il terrazzo di casa tua. Allora, una cosa è se tu giri nuda per casa, cioè a parte disturbare magari chi vive con te, no? Cioè mia figlia ogni tanto mi dice mamma cringe, no? Perché magari esco dal bagno, vado in stanza, ok, e questo va bene, potrebbe arrivare il mio fidanzato, mi dice mia figlia, vabbè, però non c'è, quindi evitiamo. Ma se io esco in terrazza nuda, succede che magari qualcuno si turba, qualcuno chiama i vigili, atti osceni in luogo pubblico, allora qualcuno dice no, ma io, il mio profilo Facebook è chiuso. È come se ti affacciassi su un terrazzo che guarda su un cortile, ma non è detto che qualcuno non si turbi anche lì dentro il cortile. E quindi se proprio bisogna scrivere, cioè io quando scrivo le cose sui social mi immagino di essere in procinto di uscire nuda sul terrazzo e mi chiedo, lo voglio davvero fare? È meglio se mi copro? È meglio se scelgo delle altre parole? Oppure, e questa è la vera cosa rivoluzionaria, non scrivo nulla. Perché a volte, anzi nel 99% dei casi, si può anche scegliere la via del non commentare, non dire la propria se non ha senso, e magari farsi una camomilla, una pizza, una birra, quello che è, invece che andare a sputare. E poi chiedersi come mai c'ho i poliziotti sotto casa, perché magari hai pubblicato il meme di Laura Boldrini decapitata, no? Cioè,
fai uno più, ma era uno scherzo, insomma. No, non era uno scherzo per niente, grazie Vera, questo è il primo antidoto, peraltro. Sì, sì, ecco. Sì, ho detto tutto, ha detto così, veleno e controveleno. Veleno, no? E controveleno, esatto, però allora c'è un'altra cosa, è una cosa tra l'altro, un altro punto che tu tocchi, che in realtà tocca anche la letteratura. Allora, la concentrazione su se stessi. Devo dire che questa è un'altra... Autofiction. Autofiction. Questa è un'altra delle mie, se vuoi, ossessioni. Ma avevo cominciato a turbarmi in realtà nel 2011, perché fino al 2011, dal 2008, Facebook, chissà se ve lo ricordate, vi chiedeva di parlare in terza persona. Dal 2011 in prima. Tu dici, vabbè, che vuoi che sia? E no. Mi turba molto questa cosa, perché è sconfinata questa concentrazione su se stessi anche appunto in ambito letterario. Se voi andate a vedere le cinquine dei due premi letterari più importanti che abbiamo, cioè Strega e Campiello, c'è nei due casi un solo romanzo. Lo Strega è stato vinto da un memoir, da un'autobiografia, è pieno di autobiografie o di biografie, anche il Campiello, che è un qualcosa di inedito. Se io aprendo le mail con le novità dell'autunno, dicevo, tratto da una storia vera, io dico, ma perché? Perché la letteratura non è che non racconti la realtà, però la trascende e la racconta in un altro modo. Allora, questa concentrazione su se stessi, questo io, tu hai fatto un post l'altro giorno, quel io virgola che era il modulo tipico dei titoli di giornale, io virgola. Sì. Ma andate a vederlo se vi capita su Facebook, perché tanto il mio profilo è pubblico. Ecco. La cosa bella è la degenerazione dei commenti. No, ma è giusto dal punto di vista grammaticale. No, ma qui, cioè, tutti hanno commentato a penne di canide, non capendo esattamente a cosa mi stessi riferendo, compreso quello che ha detto, ma non sembra che ricorra così tanto questo modulo sui giornali, uno al giorno almeno, io virgola. Vabbè. Io virgola, ma questo io virgola è la nostra realtà. Cioè, siamo tutti io virgola, anche qui nessuno escluso, perché nessuno di noi è completamente immune, sottolineiamolo, perché non vorrei che, perché il problema è che non vorrei che si alzasse la solita vocina che si alzerà, ma non si può più dire niente. Ecco, quella poi ci torniamo anche su questo, però questo io è vero che è stato amplificato dai social, perché noi tendiamo a guardarci nello specchio. E qui il controveleno mi sembra più difficile, ma c'è. A parte non mi ricordo cosa ho scritto nel libro, ma questo perché ne scrivo troppi, però vabbè, no, è uscito 3 giorni fa e vi faccio notare. E no, ora, allora, mi viene in mente un passaggio che credo di dire anche in questo libro, perché ne ho usciti 2 molto vicini uno all'altro, e quindi ogni tanto li confondo, perché quel Galateo che ti ho messo in mano è di un paio di mesi fa, quindi è vero. Siccome sono anche un po' limitrofi come argomento, a volte mi incasino. Comunque, se vi ricordate, Marshall McLuhan a un certo punto parlava di villaggio globale, no? Che poi non i social, ma internet, la tecnologia avrebbe creato questo villaggio globale che trascendeva un po' le dimensioni della fisicità per farci incontrare tutti, tutte e tutta nel migliore dei modi. Pochi anni dopo arriva un altro sociologo dei mezzi di comunicazione di massa, che è Manuel Castells, che dice una cosa secondo me verissima, e la dice negli anni 90 peraltro. Dice: invece che creare il villaggio globale con i social media che già iniziavano a girare, abbiamo creato la periferia di villette col giardino, nel senso che si sta talmente bene a casa propria, che si perde la dimensione di villaggio. Siamo ognun presi dal nostro giardinetto, no? Fra l'altro il nostro giardinetto in cui non devono infilarsi certe cose, la filosofia NIMBY, not in my backyard, no? Facciamo l'inceneritore ma non nel mio giardinetto, sempre altrove, l'altrovizzazione in questo caso. Ma non ce ne frega nulla di cosa c'è dall'altra parte della staccionata. Quindi ci siamo chiusi in un mondo molto comodo che ci impedisce di vedere una cosa che invece per l'essere umano è fondamentale, ossia la dimensione relazionale, la dimensione collettiva. Quello che io vedo tanto oggi in crisi, ed è una crisi che è dovuta a mio avviso a 1000 fattori, compresa per esempio l'urbanistica, che uno non penserebbe, è l'assenza del villaggio, non solo globale, il villaggio in assoluto, il senso di appartenenza al villaggio. Allora, qui apro una parentesi di viaggio,
Io sono tornata una settimana fa dalla Corea del Sud e non è un viaggio casuale, ci sono due persone che hanno provocato questo viaggio, una è mia figlia che ha 16 anni, che è fissata col K-pop, e l'altra è Michela, perché quando decidevo l'itinerario da seguire in Corea del Sud, quando purtroppo Michela è morta, ho detto ci infilo Busan, che è questa città di mare, perché Michela lì voleva arrivare, è la città di nascita di due dei membri dei BTS, che sono il gruppo che Michela ama. Parliamo del presente, oggi sta splendendo, quindi sì. Come ha detto Chiara Valerio al funerale, usiamo il tempo meteorologico nei suoi confronti. Allora, la Corea è un paese stranissimo, ne parlerò a Mantova, perché ho ricevuto il testimone di una mezz'ora di dialogo che dovevo fare proprio Michela sui BTS, mi hanno chiesto se la faccio io anche in base al viaggio che ho fatto in Corea, quindi sono anche molto carica e caricata di responsabilità. Quello che veramente mi ha sconvolto della Corea è che tu ti fermi un attimo per strada, arrivano quattro persone a chiederti se ti possono aiutare e manco sanno l'inglese. E non perché io sia, cioè lì ovviamente nessuno sa chi sia, eravamo io e mia figlia con i pacchi e era così ovunque, nelle stazioni, al ristorante, tutti ad aiutare. È un posto pulito, non è il primo posto pulito dell'Asia che io vedo, che per esempio Singapore è simile, ma Singapore vige la paura, cioè Singapore è uno stato abbastanza rigido, se tu butti la cicca per terra ti mettono ai lavori forzati. La Corea questa impressione non me l'ha data, mi ha dato l'impressione di un paese in cui c'è una dimensione collettiva. Cioè le persone si occupano di chi hanno attorno. Sale una signora incinta sulla metro, un signore anziano seduto e inizia a dire alle persone, guarda, tu vai lì, tu alzati e fai sedere la signora. Cioè delle scene che io in Italia non, è tanto che non vedo. Poi ci sono, perché sicuramente ci sono. Però quella dimensione collettiva è forse quella che dobbiamo riprenderci. Ed è quella che ci permetterebbe forse di superare tante storture del presente, compresa questo, come dice la mia amica Lorenza, lo stare tutto il tempo a controllare il lanicio nel proprio ombelico, perché diventa una visione castrante della propria esistenza anche, cioè se tu ti guardi solo l'ombelico alla fine è la noia, no? Sì, no, questo è importantissimo, cioè il problema del noi in assoluto è quello che noi dobbiamo recuperare, e tra l'altro i social ci aiuterebbero, tantissimo a farlo, se li usiamo nel modo giusto. Io tornerò a chiederti qualcosa sull'odio, a cui tu dedichi più di un denso capitolo, però adesso vorrei parlare di quelli che non odiano ma non capiscono, o meglio fraintendono. Tu affronti la questione, molto spesso le liti, i musi lunghi, gli abbandoni vengono dalla mancata capacità o dalla fretta con cui si legge un post, un testo su Instagram, un tweet. Allora, e questo è un punto molto interessante, perché si lega a un altro. Si lega anche a un articolo di Galimberti, quello sulle generazione 300 parole, credo che sono anni che sì. Gira l'articolo sulle generazioni 300 parole. È il post peperonata quello, torna quello. Su, no? Però si lega invece a un discorso che non faceva De Mauro, Tullio De Mauro, nel senso in cui lo dice Galimberti, ma che Tullio De Mauro invece ha fatto quando parlava di dealfabetizzazione. Sì. Allora, parto dal fraintendimento della mancata comprensione per salire su, diciamo, sui vertici, anzi sul vertice. È vero che noi capiamo di meno, da ultimo? Allora, io penso che dobbiamo capire di più, che è una prospettiva diversa. Cioè, non è che è diminuito il numero di neuroni Galimberti purtroppo è chi lo segue su questo, non dico in generale, ma ne fa una questione generazionale. I famosi giovani d'oggi che hanno meno idee, meno parole, 300 300 parole, dice Galimberti, rifacendosi a una ricerca di Tullio De Mauro, che Tullio De Mauro stesso smentisce dicendo io quella ricerca non l'ho mai fatta. È un bellissimo loop, comunque è uno degli ultimi post, forse l'ultimo che ho messo, quindi anche lì, se andate su Facebook potete leggere tutto. Allora, tolto questo, io ho sempre pensato che la realtà sia diventata infinitamente più complessa da un punto di vista cognitivo, e noi come esseri umani forse siamo un po' più lenti in questo aggiornamento di sistema, cioè la realtà non ha aspettato noi, internet è arrivata, non ci ha chiesto se eravamo cognitivamente pronti, la globalizzazione è arrivata, l'immigrazione è arrivata, il melting pot non ha funzionato, cioè non funziona che tu metti insieme persone di provenienze diverse, le shakeri, e poi mangi felicemente couscous il lunedì
che so, la roba asiatica, un voltino il martedì e così via, cioè un po' più complesso di così. Quindi io sono sempre molto speranzosa perché dico, abbiamo bisogno di tempo, cioè non stiamo degenerando, siamo un po' indietro. E quindi purtroppo la tecnologia ha dei tempi che non sono quelli del cervello umano, cioè il cervello prima di resettarsi o di aggiornarsi ci mette di più, e più si invecchia fra l'altro è più difficile nella vita di una singola persona, no? Quindi nell'ontogenesi è difficile riuscire a stare dietro alle novità. Uno deve, secondo me, vedere in quel momento storico non solo nella propria percezione singola, ma come parte di un movimento che ha un arco temporale più ampio delle nostre vite. Cioè noi iniziamo oggi a lavorare su dei problemi che forse avranno una risposta, non dico una soluzione, ma una risposta tra 50, 100, 150 anni se ci arriviamo, perché poi insomma non si sa mai con questi roteatori di piselli che ci hanno bisogno di far vedere le armi nucleari. Io sono sempre un po'... È tutta una questione di elicotterini, sapete? Scusate. Grande Vera. Ma senti, però, allora, mi viene un po' una curiosità. Non sarà anche una questione di modelli? Mi spiego. Nel momento in cui hai, da una parte, con poche eccezioni, diciamo così, una classe politica che usa poche parole, ovvero le usa quelle più banali, nella convinzione che bisogna parlare ipersemplice per conquistare pubblico, elettori. Nel momento in cui abbiamo, ahimè, va detto, i giornali che cercano di conquistare quel pubblico abbassando il lessico, diciamo così. E dall'altra parte, posso fare una battutaccia sull'Accademia? Ovviamente absit ignura verbis, ovviamente con tutte le eccezioni. Abbiamo un'Accademia... posso, vero? Un'Accademia che nella gran parte dei casi guarda tutto ciò con immenso snobismo, diciamo così, pensando di essere fuori, con sufficienza, senza capire, appunto, sono le famose 300 parole con cui Galimberti bolla i giovani. Allora, e forse i modelli sono sballati, però. Allora, guarda, giusto prima di venire qui, ecco, stavo facendo un'intervista telefonica con Fulvio Paloscia, che è di Repubblica Firenze, e lui mi ha fatto questa domanda, dice, ma tu non pensi che i social stiano... fornendo dei modelli di comunicazione ipersemplificati e quindi portano a una... Aspetta, spegnilo forse meglio. Spegnilo così, non c'è l'effetto Larsen. Dice, non è colpa loro quindi se il lessico, la lingua si impoverisce? E io ho detto, scusami, ma stiamo parlando di una popolazione che mediamente non ha bisogno di fare corsi di public writing e public speaking, cioè non siamo tutti... Siamo soprattutto fruitori e fruitrici della comunicazione, no? Poi possiamo diventare anche produttori e produttrici, ma è un'altra questione. Da dove prendono queste persone i modelli? Cioè, quando c'è la persona nei tuoi commenti o nei miei commenti che dice un'altra, se lei non la smette, adirò alle vie legali, non le vie legali come sarebbe, ma che ti viene in mente di usare il termine adire, per dirne una? Oppure non ho potuto che constatarne il decesso? È chiaro che questi sono moduli che uno prende dai mezzi di comunicazione di massa tradizionali, e quindi è un cane che si morde la coda. Io ho detto, voi giornalisti, l'ho detto a Fulvio, voi giornalisti, la televisione, la radio, i giornali, che modello di lingua propongono? Terribilmente plastificato, come diceva Ornella Castellani Pollidori. Ora, se a fronte di questo aggiungi che la maggior parte delle persone legge meno cose diverse dai social, perché poi non è che i social facciano male, però è come se tu mangiassi sempre hamburger, no? Allora, se tu hai una dieta mediatica poco varia, allora è anche abbastanza comprensibile che questi modelli di lingua prêt-à-porter, questi moduli fatti, questi Lego comunicativi siano i primi a venirti in mente. Perché sbattersi a inventare qualcosa di diverso? È un po' quello che si rischia che succeda con l'intelligenza artificiale. Cioè non è che l'intelligenza artificiale ci fa smettere di scrivere in maniera creativa, però è vero che se noi veniamo presi dalla pigrizia di cercare, cheat Calvino, la scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze, beh, è ovvio che lì uno strumento che ti scrive i testi te li preconfeziona, te devi solo metterli nel microonde, è a morte sua, no? Quindi una delle cose che io dico in tutti i miei libri, perché poi sono veramente ripetitiva, è comunicare bene è faticoso, cioè non può essere imposto,
è come avere la vocazione, volerlo fare, e però poi uno si deve veramente impegnare tanto, leggere, ripensare alle proprie parole, riflettere di più, dubitare di quello che legge e torna a dire, e a volte scegliere il silenzio, perché solo così che si arriva, secondo me, a un'ecologia della comunicazione. Non sono perfettamente d'accordo, ma penso che sia un'opportunità, perché è come avere un corso di lingua, per l'appunto, a disposizione e di volerlo usare. Io ho sorriso un po' qualche giorno fa quando un collega, Paolo Di Paolo, ha dato questo annuncio dicendo ho fatto apporre sul mio libro la scritta, questo libro non è stato scritto da un'intelligenza artificiale. Ho sorriso un po' perché onestamente io non credo che ci sia quel pericolo, non fa chi fa lo scrittore di mestiere, evidentemente, ci può essere in altri campi, in un certo tipo di saggistica, in un certo tipo di istruzioni per l'uso, esatto. I comunicati stampa però nella non... splendida cornice, se te lo scrive ChatGPT forse è meglio, no? Ecco. Sì, della splendida cornice assolutamente sì, però ecco, mi chiedo anche, potremmo imparare la retorica, perché tu dedichi un divertentissimo e molto serio capitolo alle fallacie retoriche. Cos'è una fallacia retorica e perché è tanto diffusa? Questa è una domanda da esame, credo. E certo, infatti adesso guarda, metto l'orologio così. No, allora, cos'è una fallacia retorica? È anche un po' difficile da spiegare, però forse potremmo dire che sono delle specie di trappole nella discussione, nelle quali ci infiliamo senza rendercene conto, no? Per esempio, non lo so, la fallacia della china pericolosa. Se do a mio figlio il cellulare diventerà dipendente dai social, no? Che è un po' la variante aggiornata di se inizio a fumare le canne finisco a bucarmi, no? Più o meno quella è la fallacia, la china pericolosa. Una che mi dà particolarmente fastidio e che vedo tantissimo usata dalle persone che mi contestano è il quindismo. No, io dico una cosa, quindi stai dicendo che... No, cioè non sto dicendo quello che tu mi stai cercando di far dire, io sto dicendo una cosa diversa. Tu stai creando una connessione inesistente fra due avvenimenti, questioni che sono completamente staccate fra di loro. Tipo, io sono femminista, quindi sei contro i maschi. No. Non sono, anzi, in generale il mondo maschile mi attrae altresì, quindi non sono misandrica sicuramente. Questo mi porta a una questione femminista che volevo dire anche in questa sede, perché ultimamente me la sto portando dietro. Il quindismo più classico è quello di quando si fa un ragionamento sui maschi, no? In ambito femminista, tipo... esiste la piramide della violenza che alla base ha comportamenti certamente non pericolosi come il catcalling, in italiano pappagallismo, no? Abbona quello, a via via salire cose più pericolose fino alla punta che è il femminicidio. Allora, questo non vuol dire che se uno ti dice abbona per strada finirà a ammazzare te o un'altra donna, cioè non è che per forza si arriva da uno stadio all'altro, ma che quella base della piramide crea una pastura culturale nella quale è più facile che avvengano dei fenomeni di violenza di genere, per arrivare, ahimè, in alcuni casi all'idea che se una donna non ti serve più, allora la puoi eliminare fisicamente. Quello che sta venendo fuori del caso Giulia Tramontano mi sembra abbastanza da manuale, cioè che non è un femminicidio orrendo e basta, ma c'è una premeditazione durata mesi. E questo, cioè, più leggo di sta roba e più sto male, esatto, perché comunque mi sembra, cioè, mollatevi, cioè non è l'idea che ci sia bisogno dell'eliminazione fisica per risolvere il problema. Allora, quando si dice esiste questa pastura culturale che crea un clima in cui certe cose possono avvenire più facilmente, c'è sempre qualche uomo che dice: quindi ci stai dicendo che siamo tutti femminicidi? No. Quindi stai sottovalutando la quantità di maschi virtuosi che invece proteggono le loro donne, non le toccherebbero neanche con un fiore. No, non sto dicendo neanche quello. E questo era il commento che volevo fare, è questo. Noi donne, per forza di cose, nella maggior parte dei casi, ci troviamo a un certo punto della nostra vita a fare i conti con una doppia dimensione che abbiamo. Quella di esseri umani singoli,
ma che essendo di sesso femminile o di genere femminile sono anche parte di una collettività. Cioè c'è un momento in cui tu ti rendi conto di appartenere a un genere, a un genere che per tutta una serie di ragioni vive nella propria società in parte come ospite anche sgradita. In mille, la medicina, l'urbanistica, il design, il mondo del lavoro, cioè potrei andare avanti all'infinito. Vi consiglio di leggere Emanuela Griglier, Guido Romeo per soli uomini, che è la versione italiana di Invisibili di Carolina Criado Perez, quindi se vi capita il settore è quello lì. Noi donne ci percepiamo come parte di un genere, cioè io e te non solo siamo legate da un'amicizia, ma siamo legate dal fatto di essere all'interno della sorellanza, come lo ero con Michela. Michela non era un'amica per me, era una sorella. Non era così intima come un'amica, ma sentivo con lei fortissimo questo legame di essere parte dello stesso genere, ok? Quello dove i maschi ci possono seguire sulla via del femminismo, secondo me per cambiare la società, è quella di iniziare a percepirsi a loro volta come parte di un genere, che non è così automatico, perché quello maschile è il genere base. E come dice Paul Preciado, chi è normale, chi è lo stampino di base, fa fatica a identificarsi come parte di un genere, perché si sente privo di etichette. Una cosa bellissima che dice Preciado in Sono il mostro che vi parla, che è un pamphlet molto carino che vi consiglio di leggere, è voi pensate di non avere un'identità, voi, vabbè, poi lui fa un elenco su questo, voi maschi, bianchi, etero, cis, patriarcali, come Fossantani, cioè dice tutta una serie di cose, ma siete quelli che avete l'identità più irrigidita e non ve ne rendete conto. No, quindi quella dimensione di appartenenza a un genere collettivo, con le sue magagne, con i suoi vantaggi, secondo me è la nuova frontiera del femminismo, perché sennò da sole rimaniamo sempre lì a guardarci negli occhi e a dire viva la sorellanza, ma forse non basta. No, non basta. Facciamo un applauso. Sono andata un po' lontana dalla domanda. No, anzi, l'hai centrata in pieno. E a questo punto, visto che hai citato Michela, io vorrei tornare a parlare di odio e spiego perché. Dopo la morte di Michela, che è stata ed è ancora straordinaria nell'aver creato una comunità, no? Prima parlavamo di un noi, cioè una comunità viva, calda, addolorata ma reattiva dopo la morte di Michela. Ma a testimonianza del fatto che spesso noi donne siamo ospiti, diciamo 3 giorni dopo la morte di Michela, in rete hanno cominciato a moltiplicarsi non odiatori qualunque, intellettuali, critici letterari, docenti universitari, scrittori, filosofi, che hanno parlato di Michela con il disprezzo più assoluto. Non arrivo alle parole volgari e di odio, perché sono state però scritte dai loro commentatori e non corrette, ed è una responsabilità altrettanto forte, ma interventi tesi a dimostrare che Michela non era una brava scrittrice, non era una vera intellettuale, ma una semplice influencer. Allora io anche qui ho 2 domande, ed è un ragionamento davvero così libero fra me e te. Da una parte mi chiedo se Michela si fosse chiamata Michele, forse una reazione di questo tipo non ci sarebbe stata, perché anche Antonio Tabucchi, grande intellettuale, scrittore e attivista, che era considerato un traditore della letteratura ai tempi da alcuni esponenti intellettuali, però una volta morto c'è stato il rispetto che si va a tributare a un personaggio pubblico e nel rispetto del suo ruolo. Con Michela questo non c'è stato, non da tutti ovviamente, non da tutti e tutte, però da una nicchia, neanche tanto nicchia, le è stato tributato questo. E questo è il primo punto. E il secondo punto poi te lo pongo subito. Tu hai parlato di catcalling, di pappagallismo, e anche qui in ambiti insospettabili, cioè da seri intellettuali, scrittori, là il coro è stato: non si può più dire niente. Non si può più dire niente sottintende l'altro grande termine politicamente corretto, eccolo qua, ci vogliono imbavagliare, non potremo più fare nulla, ci dimenticheremo la gioia del desiderio, l'amore. Non è vero. Allora andiamo tra questi 2 poli, partendo dagli odiatori, perché io li definisco comunque odiatori, perché se tu sminuisci il ruolo di un'intellettuale morta in modo sprezzante, beh, insomma, quello è odio per me. Allora, intanto mi viene in mente una,
una definizione. Allora, mio papà è un ex professore universitario che ha finito la sua carriera come professore associato, anche se nel suo settore, nel suo enorme settore che è la filologia ugrofinnica, forse è uno dei nomi di riferimento, insomma, in Italia, però non c'è mai stato ai giochi di potere e quindi è andata così, a lui andava bene. Cioè, fate conto che quando ci sarebbe stato il passaggio di grado all'ordinariato, lui si è alzato e ha detto: non c'è nessuno qui che sia più bravo di me, che potrebbe giudicarmi, quindi andatevene a fare in culo, più o meno esattamente con queste parole. Io, allora, il nerbo io un po' l'ho ereditato da lui, cioè questa vena anarchica, e mi dà fastidio quando le persone invece che essere autorevoli sono autoritarie, soprattutto nei miei confronti. Questa è la storia della mia vita. Cosa c'entra? Allora, mio padre usa due termini. Quando si arrabbia con le persone a caso, tipo, non lo so, il postino che lo tratta male, quello che gli taglia la strada, filibustiere. Ok? Quando se la prende con questi che si fregiano del titolo di intellettuale, perché quelli lì, che quelli maschile non sovraesteso, quelli lì che tu hai citato, nel toglierlo a Michela se lo so appiccicato al petto, cioè noi sì che siamo intellettuali, mica quella lì, eh? Ok, allora quelli lì, per quelli lì mio padre avrebbe una definizione che usava per i suoi colleghi baroni: merdina. Cioè, no, cosa fare, o hater, merdina, quello sono. Perché se tu te la prendi con una persona che ha avuto la produzione di Michela, i premi anche di Michela, cioè non è che è passata sotto silenzio la produzione letteraria di Michela, e se sottovaluti l'impatto delle cose che ha detto, per esempio nella relazione fra cattolicesimo e femminismo, cioè io e lei abbiamo sempre litigato su quelle storie, però riconosco che lei aveva un punto di vista unico all'interno del panorama. Ecco, se tu non le riconosci quell'unicità, non sei un odiatore, sei una merdina. E secondo me questa è una roba, cioè, le merdine. Perché se tu hai bisogno di sentirti più figo e col pisello più lungo, togliendo a lei delle etichette che invece le spettavano, quello sei, cioè, una carezza. Cioè, non bisogna neanche arrabbiarsi. Poi uno legge certe cose e dice: ma come fai a essere così stronzo? E quello è un altro film. Ma io li guardavo e dicevo e pensavo: tutta questa roba rimane incisa nella pietra dei social in secula seculorum e ti tornerà indietro. Quindi io aspetto, mi siedo sulla riva qui dei ruscelli di Rasiglia e so che presto o tardi questa roba arriverà al pettine. Da qualche parte c'è un tribunale sociale che gli chiederà il conto di tutte le merdate che hanno scritto. No, allora, la parola tribunale sociale, io già so qual è la reazione. Ecco, fate gli elenchi, fate i tribunali, non si può più dire niente. Allora, su non si può più dire niente, qua si apre un discorso interessantissimo, perché da una parte si rivendica per sé una libertà di parola, ma non la libertà di controparola, perché chi parla, chi prende parola, poi può essere a sua volta contestato. No, questo non si può fare. E poi il discorso più ampio e più grande è quello su cui tu ti batti in tutti i tuoi libri: il non si può più dire niente, quindi il rispetto per tutte quelle che vengono, che fino a questo momento, a poco tempo fa, non avevano quella parola, viene da alcuni, per fortuna, e non da tutti, negato. Ti dirò una cosa che mi ero dimenticata di dirti negli ultimi giorni, una cosa che mi dà speranza verso le giovani persone, ma ce l'ho abitualmente. Una settimana fa eravamo verso il Conero, verso Ancona, c'era una presentazione, c'era una cena, arriva questo giovanissimo cameriere ventenne ed eravamo quattro donne e un uomo a tavola, e lui fa: ecco il tavolo delle amiche. E l'uomo fa: e io, e no scusi, uso il femminile sovraesteso perché la maggioranza è femminile. Ma l'ha detto con una serenità, con nessun intento di indottrinamento, perché davvero lo sentiva e lo pensava. Quindi io sono anche molto ottimista, però la resistenza verso quello che viene chiamato woke, politicamente corretto, contro quelli che metterebbero il bavaglio senza capire che il bavaglio invece è stato messo da altre persone per molti anni, beh, qual è il controveleno qui? No, è un po' difficile rispondere, però una cosa secondo me si può fare: quando anche voci molto autorevoli si alzano
a difesa della libertà di dire tutto, no? Secondo quelli che dicono appunto la dittatura del politicamente corretto, questo castrerà la satira, la letteratura, eccetera. Allora, io dico sempre due cose. Uno, osserviamo come sono fatte le persone che dicono, che protestano in questo senso. Allora, nella stragrande maggioranza dei casi voi trovate persone che sono verso la parte alta della piramide del privilegio. Cioè non sono persone che hanno dovuto, per esempio, subire la lingua, ma che l'hanno fatta subire agli altri, i cosiddetti normali. Questa è la prima cosa. Quindi sono più persone adulte o, diciamo, verso la senioritas, persone bianche, più uomini che donne, ma questo non è per forza un discrimine, perché anche le donne possono essere patriarcali e partecipare, insomma, a questi sistemi patriarcali, quindi non è una questione di genere, ma abili, persone senza disabilità versus persone con disabilità, persone neurotipiche versus persone neuroatipiche. Cioè è raro trovare la persona autistica che dice uffa, non si può più dire nulla, o è raro trovare uno come Jacopo Melio, quindi una persona con disabilità, che dice ecco, ci vogliono mettere il bavaglio, come mai? Allora, quello che da spettatore di questo teatrino, spettatrici, spettatore, possiamo fare è rendercene conto dove e chi parla di dittatura del politicamente corretto. Intellettuali blasonati, così ci mettevo dentro anche le donne, su prime pagine di quotidiani nazionali, in tribune televisive, in prima serata, insomma in tutti i luoghi dove loro possono parlare, dove loro hanno sempre parlato. Quello forse che sta cambiando è che certi meccanismi di vituperio nei confronti delle persone che invece hanno sempre subito le etichette, i neri, le donne, le persone LGBTQIA+, eccetera, forse quelle cose adesso hanno una risposta diversa da una volta, ma non perché una volta si poteva dire tutto. Una volta pochi selezionati potevano dire tutto, e le persone dall'altra parte non potevano dire niente. È quello che è cambiato. Adesso tu dici, tu fai la battuta su i neri nominati con la parola con la N e gli omosessuali nominati con la parola con la R, ciao Pio Amedeo, ok? Quando fai notare che forse possiamo superare la fase della comicità in cui per forza si fa la battuta omofoba o la battuta razzista, e allora loro dicono non si può più dire niente. No, forse potete dire altro, però. Cioè io credo ci siano altre forme di comicità. Poi va tutto bene, regà. Infatti Pio Amedeo hanno vinto un premio per la freschezza e originalità della loro satira. Perché il tiro al piccione su neri e omosessuali è freschezza e originalità. È una cosa nuovissima, non abbiamo battute sugli omosessuali, no, voglio dire, cioè dalla saponetta in poi potremmo fare un florilegio. Quindi, prima cosa. Seconda cosa, il rischio però c'è. Il rischio di esagerare c'è. Come si fa a combattere? Perché gli inglesi dicono gli zealots, gli iperzelanti, i templari, no? Quelli che andavano in giro a ammazzare la gente perché non si convertiva. I templari esistono. Come si fa a evitare di andare nel templarismo? Per me c'è un'unica risposta, che è studiando. Se uno studia, evita di cadere negli eccessi. Però io ho assaggiato la mia stessa medicina. Nell'ultimo episodio, prima delle vacanze del mio podcast, Amare Parole, se ancora non lo ascoltate, ascoltatelo, che voglio che salga in classifica, faccio il culo a tutti gli altri, ma questa è un'altra storia. No, scherzo. Allora, in Amare Parole io ho dedicato l'ultimo episodio prevacanziero a quel dittico di articoli scritti da Concita De Gregorio contro quel gruppo di influencer tedeschi che hanno fatto cascare questa statua dell'Ottocento, dove era vicino a Varese, no, nel Varesotto, mi ricordo, giù di lì. E nella prima puntata li definisce decelebrati e poi crea un delizioso quadretto in cui descrive la relazione fra le persone con disabilità e l'insegnante di sostegno, quindi insomma col tizio che ti asciuga la bava praticamente. Ovviamente si è creato un casino, una shitstorm, come si dice. Allora, il giorno dopo lei ha chiesto scusa e io ho analizzato un po' come ha chiesto scusa, obiettando su alcune cose. La prima era, lei chiede scusa ai familiari delle persone con cerebrolesioni, non alle persone con cerebrolesioni, ma ai cioè a chi si cura delle persone, che è
un caso di deumanizzazione anche quello, e poi dice però non si può più dire niente. No, era su questo io ho fatto. Stavo citando alcuni dei commenti che mi erano arrivati e a un certo punto dico, beh, è evidente, io mi sento di dire che considerando anche la carriera di De Gregorio, che è una molto brava in realtà, poi ci siamo anche confrontate in privato, è un po' un post scritto con la mano, sono due articoli scritti un po' con la mano sinistra, e stavo citando un commento che mi era arrivato, solo che nella versione scritta del podcast avevo messo le virgolette. Pronunciando questo discorso non l'ho messo fra virgolette. Oh, ma hanno scritto in 50. Non sto scherzando. Continuano a scrivermi dicendo no, proprio lei che si occupa di linguaggio, che non offende nessuno, ha offeso i mancini. E io in parte, io ho detto avete ragione, cioè io predico in un modo e razzo in un altro, non va bene. Ho spiegato perché era successo, no? Scritto con la mano sinistra, ahimè, effettivamente viene da lì, dall'idea che la sinistra sia la mano di Satana, eccetera, eccetera. E quindi mi sono resa conto che anche quando si fa attenzione è difficile non offendere. Ma figurarsi se non te ne frega nulla. È facilissimo offendere a destra e manca. E non è questione di non poter più dire nulla. A me tutto sommato che 50 persone mi abbiano scritto per dirmi hai detto, scritto con la mano sinistra, sì, scritto con la mano sinistra, mi ha fatto piacere. Perché vuol dire che un pochino di consapevolezza in più si sta diffondendo. Dopodiché non facciamoci prendere la mano, perché una cosa è scrivere scritto con la mano sinistra, una cosa è, vabbè, non dirò cose irripetibili, quindi c'è una classifica della gravità anche lì, non facciamo di ogni erba un fascio. Io ti faccio l'ultima domanda perché poi vorrei anche lasciare spazio a chi ci sta ascoltando per capire appunto se ci sono domande a vostra volta, ma io quello che mi chiedo praticamente tutti i giorni e perché abbiamo così paura di cambiare? Allora, per chi scrive e per chi parla, il cambiamento è vita, perché bisogna imparare, si deve studiare, bisogna imparare parole nuove, bisogna evitare i giri di parole convenzionali. C'è sempre qualche cosa che noi apprendiamo e dobbiamo apprendere a qualsiasi età. E questo sembrerebbe una banalità, lo è in un certo senso. Ma tutti noi, anche se non abbiamo le parole come nostro lavoro, dovremmo essere felici di cambiare. Abbiamo soltanto sorvolato sulla vicenda dello schwa perché trovate tutto nei libri, non ne può più, e poi trovate tutto sui libri di Vera e c'è tutto. Però nessuno obbliga nessun altro a fare quella scelta, è una possibilità. E io sono sempre stata convinta che avere delle nuove possibilità sia, citiamo King, va, che non l'abbiamo ancora fatto oggi, acqua di vita. Perché no? Perché è una fatica. Si torna alla fatica. Secondo me la fatica è un elemento importante delle nostre vite, eh? Cioè noi viviamo oggi nella complessità, nel casino, nel caos, nella fantasmagoria, come direbbe di nuovo Calvino. Noi viviamo vite che sono faticose anche quando va tutto sommato tutto bene, per cui figurarsi poi le persone che sono portatrici di una diversità o sono in situazioni di disagio sociale, culturale, economico, tutto. Ma anche una persona normale, un essere umano come me, persona normale, vive faticosamente, e nella fatica rimanere aperti è difficile. Secondo me la verità è quello, cioè rimanere con un'accezione positiva nei confronti di quella che una volta sulle carte era scritto come terra incognita, e non è così banale. Cioè, i soldoni, io direi quello. E di nuovo torno a me, io faccio autofiction anche quando scrivo saggistica, avrete capito che c'ho proprio un problema di ego smisurato. Ma quando mia figlia, ho chiesto a mia figlia dove vuoi andare quest'anno, noi abbiamo questo rituale, c'ha 16 anni, quindi ancora un paio d'anni forse fa i viaggioni con me che non può permettersi da sola, poi col cavolo, però intanto le chiedo dove vuoi andare. Io pensavo, non so, parchi, grandi parchi degli Stati Uniti, Giappone, voglio andare in Corea del Sud. Io non sono stata felice di questa scelta inizialmente, perché mi ero fatta l'idea che sarebbe stato un viaggio faticoso, cioè per me questo era l'anno spiaggiarsi alle Maldive, non ci sono mai stata, però per dire, no, atollo isolato dove ti svegli, vai a vedere i pesciolini, poi mangi, poi nuoti, poi dormi, leggi un libro, basta. L'idea di fare il viaggione, 12 ore di aereo, Seul, quindi megalopoli da non so quante decine di milioni di abitanti, eccetera, mi affaticava. Poi sono arrivata lì ed è stato meraviglioso, e mi sono autoripresa dicendo vedi, ti stavi per fare prendere dalla fatica di fronte all'avventura. Poi per fortuna ha vinto lei, ha vinto l'avventura, e c'è lo zampino anche di Michela che giustamente ora
si è nascosta dietro la nuvola in modo che voi non foste cotti troppo dal sole, ma sono molto contenta alla fine di esserci andata. Però riconosco anche in me la fatica dell'esplorazione, quindi figurarsi quando uno è preso da bollette, lavoro, studio, situazione politica che apri la pagina del giornale e la richiudi perché te fa senso, no? Perché cioè, poi io ringrazio tantissimo questo governo, perché senza di loro il mio podcast non esisterebbe. Questo. Allora, grazie mille, Veraganone. Io sarei qui un'altra ora, sinceramente, perché ci sono tantissime altre cose da dire, ma non si può. Fatidica domanda. Ci sono domande? Silenzio. Piccole. La mia non è proprio una domanda, è piuttosto una considerazione. Avete presente? Quando ti parte? Come no? Sì. E parte mezz'ora, in genere. Guarda, se non ci sono domande non c'è problema, perché vuol dire che siamo stati esaurienti, però potete e dovete leggere Veraganone, e ovviamente i libri sono qua, lei li firmerà felicemente, che dirvi grazie per essere stati con noi in quest'ora, grazie di cuore.